Pomeriggio a tutti, bentrovati all'appuntamento di oggi col caso clinico, che è il penultimo di questa sessione autunnale perché appunto martedì prossimo sarà presentato l'ultimo caso. Il caso di oggi è condotto dai colleghi della medicina di Lavagna, il titolo è Non solo un'emorragia digestiva. Quindi do la parola al dottor Maurizio Cavalleri che fa il padrone di casa. Prego, Maurizio. Grazie Elena, buon pomeriggio a tutti e bentrovati appunto a questo incontro sui nostri casi clinici. Per l'appunto, come diceva Elena, introduco questo caso su un caso clinico particolare di un'emorragia digestiva che per l'appunto non è banale, è solo quello, ma vedremo che cos'altro c'è dietro. Ho il piacere di introdurre il caso, di presentare Marco Scudeletti, che tutti voi conoscete, non ho bisogno di ripresentazione, che è stato il mio maestro in questi 10 anni e che mi ha insegnato a fare l'internista, e le mie collaboratrici, le dottoressa Roberta Garbarini ed Elena Bernero, che presenteranno il caso insieme a Marco. Prego, Roberta. Buon pomeriggio a tutti. La scorsa volta abbiamo discusso un caso di esofagite atipica e questa volta abbiamo deciso di ripartire dall'apparato digerente. Siamo ad agosto, un uomo di 81 anni, buone condizioni generali, accede in pronto soccorso per dolore toracico, astenia, riferisce emissione di feci pice nelle precedenti settimane. In anamnesi un ex fumatore, un iperteso, un vasculopatico polidistrettuale, in terapia con sartanico e diuretico per la pressione ed acido acetilsalicilico a basso dosaggio. Non assume farmaci gastroprotettori. Gli esami di laboratorio evidenziano un'anemia severa, un'emoglobina pari a 6,3 grammi decilitro, un volume piccolo, bassi depositi di ferritina, B12 acido folico ai limiti inferiori. In urgenza il paziente è emotrasfuso e quindi si ricovera. Nella nostra degenza viene iniziata una terapia con ferro per via endovenosa e vengono programmate le indagini endoscopiche, la gastroscopia e la colonoscopia. La gastroscopia esclude un sanguinamento recente ed in atto, la mucosa del fondo dello stomaco si presenta ipotrofica, abbiamo un'iperemia della mucosa dell'antro e del corpo gastrico, sulla quale vengono eseguite delle biopsie per l'esame istologico e la ricerca dell'Helicobacter pylori. La coloscopia evidenzia un intestino lungo con dei diverticoli del sigma. A livello del cieco troviamo un'angiodisplasia con segni di sanguinamento attivo che viene trattata con emostasi iniettiva e meccanica mediante APC e a consolidamento con clip metalliche. Il paziente viene dimesso in buone condizioni generali in attesa delle biopsie. E in attesa delle biopsie abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulle angiodisplasie. Le angiodisplasie sono malformazioni arterovenose o ectasie vascolari o angioectasie, che interessano le arteriole, le venule, i capillari e linfatici di qualunque organo del nostro corpo. In particolare, nelle forme acquisite, la loro localizzazione è soprattutto nel
nel cieco e nel colon ascendente, mentre nella popolazione giapponese si ritrova soprattutto nel colon discendente. Tra le forme acquisite ricordiamo le forme ereditarie, la Reinduwosel-Weber, che viene trasmessa con modalità autosomica dominante. Anche in questo caso i sanguinamenti non sono prima, solitamente non sono prima dei 40 anni. Ricordiamo l'ectasia vascolare gastrica antrale o GAVE, che è una grossa ectasia venosa che conferisce allo stomaco un aspetto curioso ad anguria ed interessa soprattutto le donne anziane. Ricordiamo ancora le ectasie vascolari dovute a radioterapia, la lesione di Dieu-Lafoy, che è una grande arteria che erode la mucosa ed è responsabile di sanguinamenti abbastanza importanti a carico della porzione prossimale dello stomaco. Le angiodisplasie interessano pazienti solitamente di età superiore ai 60 anni. Nel 63% dei casi le lesioni sono multiple, si presentano piatte oppure rilevate di color rossastro, a volte possono assumere un aspetto a ragnatela come si può osservare in questa immagine. Hanno delle dimensioni inferiori a un centimetro e sono costituite da vasi sottili rivestiti da endotelio in cui la componente muscolare è scarsa o assente. Dal 4 al 7% delle emorragie intestinali del tratto gastrico superiori non da varici è costituito da angiodisplasia. Ecco, in questa figura si cerca un po' di riassumere quella che può essere la patogenesi delle angiodisplasie, anche se non è ancora perfettamente conosciuta. Vengono ipotizzati degli spasmi del colon, quindi le contrazioni della muscularis propria, che determinano un'ostruzione intermittente a carico delle venule, con una conseguente congestione dei capillari, un aumento del tono dello sfintere precapillare e quindi il costituirsi poi di piccolissimi circoli arterovenosi. Il cieco e il colon ascendente hanno un grosso diametro, una parete sottile e quindi sono proprio predisposte a questo tipo di meccanismo. A livello dell'antogastrico la componente muscolare importante interviene nella formazione delle angiodisplasie. È stato dimostrato come a livello della mucosa del colon contenente angiodisplasie vi sia una grossa espressione del VEGF, del fattore di crescita dell'endotelio che sostiene l'angiogenesi che anche questa contribuisce, un'angiogenesi attiva contribuisce alla formazione di angiodisplasie. La stenosi aortica, la malattia di von Willebrand e l'insufficienza renale cronica sono tre condizioni che si associano a sanguinamenti da angiodisplasia. Nella stenosi aortica i fenomeni di ischemia e iperfusione che interessano la mucosa e la sottomucosa contribuiscono al mantenimento dell'angiogenesi e quindi alla formazione di angiodisplasie. Nella malattia di von Willebrand e nell'insufficienza renale cronica, soprattutto la disfunzione piastrinica, in particolare il difetto di adesione di aggregazione piastrinica che sostiene la neangiogenesi e la formazione di angiodisplasie. Nella stenosi aortica è stato visto come la correzione di questo difetto valvolare possa migliorare o addirittura determinare la risoluzione di anemia cronica per sanguinamento da angiodisplasie. Pazienti con insufficienza renale cronica
possono presentare sino a un 30% di emorragie del tratto basso dell'intestino versus un 5-6% della popolazione generale. Anche l'antro può essere interessato. Clinicamente l'angiodisplasia si presenta con un sanguinamento attivo del tratto gastrico superiore o inferiore. Per fortuna di solito un sanguinamento che si autolimita, oppure ci può essere un'anemia da perdita cronica, quindi con sintomatologia quale astenia, vertigine. Le angiodisplasie non danno dolore. La diagnosi è una diagnosi in primis diciamo endoscopica, la gastroscopia, la colonoscopia. Il sanguinamento in un paziente di età superiore a 50 anni con una colonoscopia negativa e nel sospetto di un sanguinamento, quindi del tratto digerente, impone l'impiego della PILCAM secondo le linee guida della gastroenterologia. La PILCAM, questa videocapsula, ci permette di identificare il numero, la sede, la localizzazione e le dimensioni delle angiodisplasie a livello dell'intestino tenue e può poi introdurre le successive tecniche di enteroscopia. Una colonscopia negativa andrebbe ripetuta perché a volte l'inesperienza dell'operatore o la lesione può essere piccola e si nasconde. In effetti è stato visto che sino nel 29% dei casi colonscopie negative possono poi in realtà evidenziare ad una successiva indagine la angiodisplasia. La radiologia come ci può aiutare? La scintigrafia con globuli rossi marcati è un esame che non si fa mai in acuto e non è poi molto specifica sulla sede del sanguinamento addominale. L'angiorisonanza se un paziente allergico al mezzo di contrasto, l'angiotac quando abbiamo un sanguinamento attivo, è un esame che può essere fatto in urgenza, non necessita di preparazione come la colonscopia e ci può appunto aiutare per poi la successiva indagine endoscopica, perché appunto l'endoscopista sa già più o meno dove potrebbe essere la sede del sanguinamento. L'angiografia soltanto in quei casi di instabilità emodinamica quando io immagino che devo avviare il paziente ad una interventistica o se sono fallite tutte le altre tecniche. La terapia. Allora, in primis il trattamento dell'angiodisplasia è endoscopico. La PC, la coagulazione con l'argon plasma, rappresenta il gold standard a livello di costo-beneficio. In effetti l'85% dei pazienti trattati non presenta sanguinamento dopo un follow-up di almeno 20 mesi e il paziente trattato con APC nel 95% dei casi non necessita sull'immediato più di emotrasfusione. È l'indicazione principe per angiodisplasie del colon destro dimensioni superiori ai 10, anche di dimensioni superiori ai 10 centimetri e gli effetti indesiderati, quale la perforazione, è un rischio abbastanza basso. Il laser è una metodica costosa, necessario un operatore piuttosto esperto e può essere di impiego nel GAVE. Ecco, le clip endoscopiche, monoterapia o in combinazione con la PC
per lesioni grosse e per pazienti che sono molto a rischio di sanguinamento perché hanno dei difetti della coagulazione o perché sono in terapia antiaggregante. La legatura, non abbiamo poi una grossa letteratura su quello che poi è il destino così a lungo termine, la resezione è piuttosto rara. Ecco, il trattamento angiografico, l'embolizzazione super selettiva transcatetere con l'impiego di colle oppure di spugne è indicata quando è un'emorragia importante in paziente che ha un'instabilità emodinamica oppure quando è fallito il trattamento endoscopico. Non è scevra da rischi, nel senso che dal 5 al 9% si possono avere degli ematomi oppure ancora un infarto intestinale o si può andare incontro alla dissezione del vaso. Sicuramente l'interventistica ha risparmiato la terapia chirurgica, che è proprio l'ultima spiaggia. Solo se la terapia chirurgica si può attuare solo se io so dov'è con precisione la fonte del sanguinamento. Terapia chirurgica se è un'emorragia in cui è fallito anche il trattamento angiografico oppure in alcuni casi di emorragia ricorrente o se vi è un alto bisogno trasfusionale. E questo si ricollega anche all'impiego della terapia medica. Terapia medica che è indicata quando sono fallite tutte le altre tecniche oppure in caso di pazienti con comorbidità, pazienti fragili in cui in alcuni casi non riesco neanche ad arrivare, diciamo, alla colonscopia o non sono troppo a rischio di complicanze dovute all'endoscopia. La talidomide in quanto blocca diciamo l'angiogenesi e la longastatina perché abbiamo stato la longastatina modula l'espressione del VEGF, quindi fattore che promuove l'angiogenesi ed inoltre migliora anche l'aggregazione piastrinica da vasocostrizione e splenocontrazione. Uno studio cinese aveva dimostrato come 100 mg al giorno di talidomide per 4 mesi in un successivo diciamo, follow-up a un anno aveva ridotto di oltre il 50% il sanguinamento si era, e anche erano state ridotte il bisogno trasfusionale e l'ospedalizzazione per emorragia. La longastatina in un trattamento di 10 mg intramuscolo al giorno per un anno si è visto ridurre il sanguinamento in pazienti non trattati del 41%. La talidomide è piuttosto tossica, mal tollerata e quindi ci sono oggi gli studi con la lenalidomide, però non abbiamo ancora dei risultati adeguati. Ecco, questo è un po' un riassunto di quello che praticamente ho già detto. Volevo soltanto sottolineare questo, che un paziente in cui viene riscontrata accidentalmente un'angiodisplasia, che però non è un paziente anemico, non c'è nessuna perdita in atto, l'angiodisplasia non va trattata, perché il rischio di sanguinamento è basso, mentre un'angiodisplasia non sanguinante in un paziente che comunque presenta un'anemia, questa andrebbe comunque trattata. E vabbè, questa è un po' la sintesi di quello che io ho già detto. E a questo punto sono giunte le biopsie gastriche e lascio la parola alla mia collega. Mm.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sì, ci raggiungono le biopsie, i risultati delle biopsie gastriche a seguito appunto della dimissione del paziente e ci lasciano un pochino sbalorditi, in quanto si evidenziano una serie di reperti istologici rappresentati da plasmacellule a restrizione monoclonale, che, per cui si pone la diagnosi, si pone sospetto fortemente diagnostico di localizzazione di neoplasia plasmacellulare. Per cui il paziente viene quindi riagganciato al nostro ambulatorio e sottoposto ad ulteriori indagini. Si esegue nell'elettroforese, esame dell'elettroforese delle proteine che risulta fondamentalmente nella norma, non sono evidenti componenti monoclonali, il dosaggio delle immunoglobuline, così come la ricerca della proteina di Best-Jones e della beta 2 microglobulina risultano nella norma. Viene sottoposto ad una biopsia osteomidollare a livello della quale non si riscontrano particolari reperti anomali. Le plasmacellule che ci sono presenti in una quantità che è di circa il 10% della popolazione e non hanno evidenza di monoclonalità. Per cui il paziente viene ulteriormente indagato e sottoposto ad un'ulteriore indagine che è la PET. Brevemente accenno a quello che è la PET. La PET è una metodica di medicina nucleare che consente, tramite l'utilizzo di un mezzo di contrasto radioattivato, di fornire informazioni in merito alla morfologia e in merito alla l'attività metabolica dell'intero organismo. Il tracciante può essere somministrato per via parenterale, orale, inalatoria, per lo più viene utilizzato per via parenterale e appunto consente di costruire un'immagine che viene poi letta dal tomografo e ci restituisce un risultato proprio di visibile di attività di metabolica del determinato tessuto. Le indicazioni e le applicazioni della PET sono molteplici. Brevemente accenno a quella che è l'applicazione in ambito oncologico tramite l'utilizzo del radiotracciante più frequentemente appunto impiegato, che è l'FDG, il 18-FDG, un analogo del glucosio che viene fortemente internalizzato nelle cellule in proliferazione attiva. Per cui la PET trova applicazione in ambito dei tumori ematologici, dei tumori solidi, quindi del tumore del polmone, ma anche nelle genitori urinari, in prostata, in testicolo, piuttosto che del tumore del colon. Accenno a quelli che sono altri radiotraccianti che possono essere utilizzabili. Il tracciante marcato con gallio viene utilizzato nelle indagini dei tumori neuroendocrini, sia primari che metastatici. Il metomidato è un radiotracciante che viene invece utilizzato nelle indagini per il feocromocitoma. Altri ambiti di interesse o di applicabilità, quantomeno prospettiva, della PET sono rappresentati dall'ambito neurologico, nel quale consente appunto tramite le informazioni funzionali che fornisce di facilitare la diagnosi differenziale tra le demenze, di tipizzare appunto il morbo di Alzheimer piuttosto che le sindromi da deficit colinergico, quindi la demenza propria di Lewy, il parkinsonismo, il morbo di Parkinson e può tramite l'utilizzo di neurotrasmettitori radiomarcati essere impiegata anche nella valutazione di sindrome neuropsicologiche piuttosto che psichiatriche. E inoltre un ambito di applicabilità è quello come guida nello svolgimento delle biopsie neurochirurgiche. In altri ambiti, in ambito cardiologico, può essere utile la PET perché nell'identificazione del miocardio ibernato nei pazienti che abbiano una funzione ventricolare ridotta in attesa di rivascolarizzazione, piuttosto che può essere presa in considerazione in previsione di trapianto cardiaco. Chiaramente sottolineo che non è un esame di routine, ma può essere preso in considerazione.
in ambito infettivologico può essere utile nel scovare, fra virgolette, quelle infezioni un pochino più subdole e quindi nello studio della febbre d'origine sconosciuta, piuttosto che nelle indagini di quelle strutture più profonde, quindi l'endocardio, piuttosto che le articolazioni, le localizzazioni ossee di infezioni, quindi per esempio le osteomieliti. In ambito immunologico trova impiego nello studio delle sindromi IgG4 piuttosto che nella valutazione, nel monitoraggio della sarcoidosi e può essere anche dirimente nella diagnosi differenziale della polimialgia reumatica in quanto si è dimostrata essere molto sensibile nell'individuare le intesite soprattutto della scapola molare. Sempre in ambito muscolo-scheletrico un impiego può essere ipotizzato nello studio delle miopatie e delle alterazioni nel metabolismo osseo, compresa la ricerca di metastasi in senso a livello osseo. Nell'ambito invece specifico del nostro paziente, a questo punto abbiamo capito avere una problematica a richiamo plasma cellulare, la PET può essere impiegata, sì, si può ipotizzare un suo ruolo nella discriminazione del tra mieloma multiplo in fase attiva piuttosto che smoldering o plasmacitoma solitario. Può essere ipotizzato un suo impiego nella stadiazione, quindi nella valutazione dell'estensione in un primo momento, così come nel monitoraggio della risposta alla terapia nell'identificazione della malattia residua, ipotizzando che una maggiore avidità delle cellule per il mezzo di contrasto analogo del glucosio possa correlare con un maggior rischio, una peggior prognosi, diciamo, una maggiore evolutività della malattia. Esistono anche altri radiotraccianti, ho dato per scontato che quello che si utilizza nello studio del mieloma è sempre l'analogo del glucosio, l'FDG, un ruolo potrebbe essere ricoperto anche da altri radiotraccianti e una prospettiva può essere quella di marcare determinati bersagli di terapia, per esempio il daratumumab che è rivolto che riconosce il CD38 può essere marcato, questa è l'immagine che fornisce, che è molto più accurata rispetto a quella con il mezzo di contrasto tra virgolette standard. E a questo punto quello che è risultato dalla PET del nostro malato. La PET del nostro malato è risultato esservi una localizzazione di malattia esclusiva a livello gastrico. Per cui, per un approfondimento in merito alla diagnosi che si è posto, passo la parola al dottor Scudeletti. Non sento. Marco, scusa, devi attivare l'audio, non ti sentiamo. Scusate, sì, allora vi ringrazio. Ripeto che le parole dette da Maurizio e da voi sono dettate dall'amicizia che è orgogliosamente da parte mia contraccambiata. E non ho assolutamente tutti quei meriti che mi diceva. Il plasmocitoma solitario, che è chiaramente il caso in questione, va però messo in diagnostica differenziale da quella che è molto più temibile, come localizzazione extramidollare del mieloma. La localizzazione extramidollare del mieloma, l'extramedullary disease, che è lì nella diapositiva, ha una caratteristica semmai intuitivamente di prognosi peggiore del mieloma, perché vuol dire che un clone o più cloni di cellule hanno superato le barriere del midollo e sono andati in giro a colonizzare. Invece il plasmocitoma solitario, che è caratteristico di questo paziente, è una singola massa di plasmacellule clonali con una minima interessamento midollare o addirittura assente, come nel nostro caso. Nella prossima vediamo che è una rara condizione con un'incidenza bassa, già più bassa di quella dell'ambito del mieloma, e può essere osseo e di solito interessa le zone ossee dove c'è già midollo, vertebre, femori, pelvi, costole, o extramidollare e può interessare qualsiasi zona organo del corpo.
È sempre purtroppo un parente stretto, anche se si dice con prognosi migliore, ma comunque è un parente del mieloma, che è una delle malattie non, a tutt'oggi non guaribili del pannello dei tumori ematologici. E quindi l'evoluzione in mieloma a 10 anni è 1 su 2 nelle forme ossee, 1/3, il 30% nelle forme extraossee. Quindi questo è lo scenario del nostro paziente, che ha 80 anni, è un po' fragile, non ha un supporto familiare potente e può resistere un bel po' di anni senza evolvere il mieloma. Nella successiva vi faccio solo vedere che tutte le, praticamente qualsiasi organo e sistema del corpo può essere interessato da questo plasmocitoma extramidolare, che è veramente super diffuso. Le forme sottocutanee, non so se qualcuno se lo ricorda, sono state proprio erano esplose quando si sono iniziate le terapie, come accennava la Roberta, con la talidomide, cioè con gli immunomodulatori. Si riusciva ad avere una buona risposta midollare, ma partivano i cloni extracellulari che andavano nei linfonodi o nell'acuto. E nella prossima vediamo le procedure diagnostiche, che sono state seguite alla perfezione dai colleghi, quindi non le ripeto. L'esame principe, naturalmente, va fatta la biopsia della massa, la biopsia del midollo, che con citofluorimetria e possibilmente citogenetica quando possibile. Come imaging è stato ampiamente discusso che la più specifica e efficace è la PET. Nella successiva vediamo i fattori prognostici, perché purtroppo il mieloma è in qualche modo, pur se torpido, pur se con una prognosi non così aggressiva, può avere una recidiva locale, una nuova localizzazione o progredire in mieloma. La forma che ha il nostro paziente di solito è definita relativamente indolente, peggiore è quella ossea. Come vedete però sotto, i fattori di rischio di evoluzione sono quelli del mieloma, e cioè la plasmocitosi midollare, quanto più alta tanto peggio, il rapporto sierico delle catene leggere, l'FLC ratio, che quanto più anormale tanto peggio porta al futuro prognostico, e le anomalie istologiche quando dimostrate. Nella prossima, grazie, scusate che vi faccio vediamo la terapia. La terapia è quella che ci ha fatto un po' discutere tra di noi, perché la terapia del mieloma, poi vi faccio vedere le ultime diapositive a scopo solo proprio dimostrativo, è esplosa la terapia del mieloma. Ci sono una trentina di possibilità incrociate di farmaci, con 12-15 farmaci che si possono incrociare. Si è passato dalla mono alla biterapia, adesso 3-4 farmaci già up front, e quindi è proprio cambiato lo scenario. Tuttavia non cambia sicuramente lo scenario, cambia la prognosi, nel senso che la malattia dai 2-3 anni passa ai 15-12 di sopravvivenza, ma purtroppo ad oggi non c'è nessuna cosiddetta terapia eradicativa. Qui abbiamo 3 possibilità che qualche volta vengono messe in campo contemporaneamente o susseguentemente. La chirurgica, intuitivamente, se c'è una bella massa definita, ad esempio nel nostro caso poteva essere nel duodeno, nello stomaco, e la cosa è aggredibile, si può fare la chirurgia, che invece ha delle indicazioni nella forma ossea per fissazione di fratture, le limectomie decompressive e stabilizzazioni spinali. La radioterapia è rimasta fino ad oggi il gold standard quando c'è una massa, localizzabile, spesso ossea, qualche volta anche nei tessuti molli, con risposta altissima, e naturalmente per tumore più piccolo di 5 cm. La chemio, c'erano scarsi dati sull'adiuvante. Il mieloma è una malattia rara, e questa è rara nell'ambito del mieloma, però va riservata a pazienti con malattia persistente secondo le linee guida dopo radioterapia. Nella realtà dei fatti, vediamo la prossima, questi sono i casi riportati in letteratura, come vedete dal 2014 al 2016 io ne ho trovati 4 che hanno avuto naturalmente varie vicissitudini con farmaci onestamente al giorno d'oggi quasi tutti superati, tranne nella colonnina a destra, tranne il bortezomib. Non si fa più la talidomide, non si può fare ancora il desametasone, la ciclofosfamide solo come terapia di nicchia.
E nelle successive, vediamole solo la prossima, questa appunto è l'outcome delle terapie mediche, mi piace dire, anche se non è del tutto corretto, a ieri, cioè negli ultimi anni, come vedete fino al 17 arrivano la più recente, alla fine della fiera bortezomib in campo, talidomide, lenalidomide, melphalan, ma addirittura nei pazienti candidabili il trapianto autologo, ma come vedete nella overall survival mestamente dati sul 30-40% a 2 anni, a 5 anni. Vediamo ancora la prossima. E qui, come vedete, vi dicevo, la NC Siena ha fatto le sue belle linee guida nel 2022, dove in blu ci sono le ultime novità, ma come vedete è spaventevole il numero di possibilità terapeutiche incrociate. Noi siamo nella parte bassa perché il nostro paziente per età è non candidabile alle alte dosi, all'autotrapianto, falsamente chiamato trapianto, in realtà è trapianto autologo di proprie cellule. Ma come vedete, la terapia medica a 3 farmaci, bortezomib, lenalidomide ed ESA, o daratumumab, lenalidomide ed ESA. Del daratumumab aveva già accennato la Elena Bernera, appunto proprio perché è un anticorpo anti-CD38, una dei marcatori della plasmacellula clonale malata, che servirebbe tantissimo appunto in una PET commissionata a controllare il malato nel suo follow-up, eccetera. Noi per ora, vediamo la prossima ancora, scusate, e vedete qui nel caso di ricaduta cosa diavolo possiamo inventarci. Naturalmente non sono sbattute lì a caso, ci sono delle conseguenze che vanno rispettate, perché sennò una tripletta mangia, inficia la possibilità di fare l'altra. Però come vedete qui siamo in un campo che mi fa sorridere pensare che chirurgia e radioterapia siano le terapie standard, le terapie mandatorie. Nella penultima, ancora in particolari circostanze di ricaduta, ci sono i famosi anti-CD38, gli ultimi nati, il belantamab, che sta facendo miracoli, che presto passerà in seconda, prima linea. Tutto questo senza ancora prendere in conto che è stata inserita da un anno la terapia con CAR-T, ma in Europa, pensate un po', non si riesce a fare, non perché, non come al solito diciamo che siamo lenti, ma perché gli Stati Uniti se la tengono tutta là, essendo molto complesso fare un CAR-T, ci vuole una tecnologia enorme, e se le tengono per i loro pazienti. Non sono in grado di esportare nulla per tutto il 2023. Questo per dire come stanno andando le cose. Vediamo allora nella prossima, che dovrebbe essere anche l'ultima, che mi hanno detto le mie colleghe, falla tu nella corsa. E allora questo Cristiano qui, 80 anni, un po' fragile, supporto familiare. All'inizio incominciamo con una dimissione e con l'idea di pensare ad una terapia. Forse ce n'è un'altra. No, c'è solo questa. Ma allora va bene, cominciamo allora una terapia addirittura a 2 farmaci, cioè lenalidomide ed esametasone. Ma perché? Perché sono 2 farmaci che si danno per bocca a casa, parliamoci chiaro. E quindi ora, se i controlli a 2-3 mesi di questa patologia, vi ricordo che nello stomaco la PET non ha un SUV mostruoso, non individua una massa, ma semplicemente nella lamina della mucosa una positività, magari mucosa sottomucosale, e se non avremo risposte alla prossima PET, inseriremo il terzo farmaco, ma secondo noi è corretto andare avanti assolutamente solo con la terapia medica. Gastroresecare un paziente di questa età è una manovra molto pericolosa, che può portare poi ad un peggioramento netto della qualità della vita, e anche così la radioterapia, che non avrebbe una massa, un bersaglio tipico. E questo è un pochino quello che andiamo a fare e il nostro caso. E vi ringrazio anche a nome delle mie colleghe. Grazie Marco, e grazie ovviamente anche a Elena e Roberta per l'interessante caso clinico molto particolare, un caso clinico molto raro.
Verifico se abbiamo domande dai partecipanti che possono scriverle qui in chat. E in attesa di vedere se c'è qualche domanda, faccio io così una considerazione. Volevo condividere soprattutto con Marco appunto una riflessione. Questo paziente appunto fa alla fine, quindi si riesce in questo momento a gestire con Revlimid e desametasone. Ci ha fatto vedere Roberta come effettivamente questi agenti, talidomide e conseguenzialmente anche lenalidomide, possano avere un effetto sull'angiogenesi. Questo malato partiva dalle angiodisplasie e poi abbiamo fatto diagnosi di mieloma. Quindi una doppia situazione, un doppio effetto sia sulla patologia ematologica ma anche proprio sull'angiodisplasia. Però un commento tuo, Marco, sul, come sempre accade in questi casi, il bilancio emorragia trombosi, perché sappiamo che ovviamente la lenalidomide poi dà anche una problematica sul rischio trombotico. E come poter gestire questa situazione in questo caso? Sì, grazie. Sì, infatti noi diciamo, siamo nei primi mesi, sono proprio i primi 3-4 mesi quelli che possono più degli altri dare rischio tromboembolico. Nel nostro caso il paziente appunto è non solo fragile per le sue varie patologie, ma massimamente esposto per le angiodisplasie a sanguinamenti facili e rischiosi. Per cui ci siamo astenuti da pensare di scoagulare. In questi casi, basse dosi di aspirina o addirittura l'uso di eparina a basso peso molecolare per 2 o 3 mesi può in qualche modo vicariare. Sì, c'è un bilancio da fare. Io personalmente penso che questo paziente, tra l'altro non me lo ricordo sinceramente, ma l'abbiamo visto insieme a Davide Fico in ambulatorio, diciamo lo ricordo fisicamente, e sicuramente è uno etichettabile come fragile e credo che a dispetto della prognosi non pessima della malattia, vada appunto monitorato e mantenuto soprattutto per il non nuocere piuttosto che per tentare di curare questo plasmocitoma, perché non si trasforma, prima che si trasformi in mieloma probabilmente questo paziente avrà altri guai o di sanguinamenti o cardiovascolari. Certo. In generale, al di là di questo malato che è fragile, ma se il plasmocitoma extramidollare ha un'evoluzione comunque al 30% in mieloma a distanza di qualche anno, qui in questo malato grossi fattori di rischio dal punto di vista ematologico non ne aveva, perché non aveva infiltrazione midollare, CRASO e tutti gli altri parametri negativi. Al di là della fragilità di questo malato, ma in generale la gastrectomia può effettivamente impattare sull'evoluzione in mieloma a distanza? Sappiamo qualcosa su questo? No, non lo so e penso di potermi fieramente attaccare al concetto che sono pochissimi casi e quindi non siamo in grado di saperlo. Sicuramente, lo sai bene, microcloni pronti in midollo magari ci sono e non li troviamo ancora, perché poi l'evoluzione casomai è quella. Ma sicuramente se quest'uomo fosse, rivoltiamo la frittata, uno splendido 55enne, ebbene l'avremmo fatto vedere per le altre, per l'autotrapianto, parlandoci, per metterlo in questa strada. Ecco. Per cui, perché non c'è da fidarsi che il plasmocitoma extramidollare possa guarire, no, ma possa rimanere lì 8-10 anni tranquillamente, con un'aspettativa di vita alta, conviene aggredirlo per le vie migliori. Certamente questi sono due casi opposti, un cinquantenne in forma e quest'uomo qui, ci dicono che appunto c'è questo panorama. Lo scenario di questi farmaci che abbiamo, tra i quali ce ne sono anche di molto poco tossici, come anticorpi, anti-NK, eccetera, ci dà varie possibilità davvero. Penso che di poter dire che non dovremmo avere il problema del mieloma. Speriamo di non avere prima altri problemi. Il problema del mieloma in quest'uomo forse non ce l'avremo. Assolutamente, esatto. Grazie ancora Marco, grazie di nuovo alle mie colleghe, Roberta Garbarini ed Elena Bernero. E non ci sono altre domande dagli spettatori. Possiamo noi fare qualche domanda? Certo. Dunque, siamo un po' confusi, nel senso che abbiamo un uomo di 81 anni che ha sanguinato da una telangiectasia, questo è il senso, e abbiamo fatto una diagnosi di mieloma extramidollare
gastrico, per caso, che è una casualità, forse non tanto inaspettata quanto imbarazzante, forse anche dal punto di vista terapeutico. La PET captava in quel punto esattamente, e captava solo in quel punto, e questo ti ha dato la tranquillità di dire che era un qualcosa di localizzato, solitario, con una evoluzione, hai detto, del 30% in un 81enne. In quanto tempo? Anni? In 10 anni. 10 anni. Quindi... 10 anni, per quello siamo molto tranquilli. Esatto. Quindi, ma soprattutto abbiamo un midollo negativo e nessuna catena leggera in giro. E era importante escludere che non ci fosse la malattia sistemica. Assolutamente. Se fosse malattia sistemica, quella lesione lì diventa ultra aggressiva, perché ha bypassato il midollo, perché è così potente, così aggressiva, che va a colonizzare zone extramidollari senza il microambiente del midollo, che è quello che dà la linfa. Avevo una domanda solo sul follow-up. Come avete intenzione di misurare nel tempo una possibile evoluzione, un cambiamento dal punto di vista strumentale, se pensate alla PET, se pensate semplicemente alla gastroscopia o anche ad una ecoendoscopia, che certe volte ti può dare qualche immagine un po' più definita. E poi, se posso fare un'altra domanda che forse non c'entra niente, ho visto una flowchart sulle cause di telangiectasia, in cui sembrava quasi che fosse suggerito l'ecocardio anche come dal punto di vista di competenza diagnostica. Ti chiedo se è una cosa ragionevole fare l'ecocardio sempre per cercare una stenosi aortica in un paziente che ha sanguinato da una telangiectasia. Prego, Roberto. Elena, dite voi. Allora, in effetti sull'ecocardiogramma ne varrebbe la pena, cioè soprattutto in questo malato noi l'ecocardiogramma l'avevamo, come posso dire, avevamo deciso di farlo. Poi con questa diagnosi così di mieloma ci ha un po' portato a dire cosa facciamo, però un malato che arriva con una storia di dolore toracico, con una storia di angiodisplasia, sicuramente è un vasculopatico polidistrettuale un iperteso, sì, varrebbe la pena, anche perché c'è l'associazione tra angiodisplasia ed stenosi aortica ha meno evidenza rispetto alla malattia, l'associazione tra malattia di von Willebrand e insufficienza renale cronica, in cui si è visto come anche la durata e la gravità dell'insufficienza renale cronica si correla col sanguinamento da angiodisplasia. La stenosi aortica, come era visibile nella patogenesi, qua ho cercato di fare un po' veloce, no? Però in effetti la stenosi aortica interviene nella formazione dell'angiodisplasia anche attraverso una riduzione del fattore von Willebrand, questa glicoproteina che viene distrutta nel passaggio attraverso la valvola stenotica. Quindi sì, sicuramente l'ecocardio si imponeva a questo paziente. L'abbiamo chiesto, poi non so se l'abbia mai fatto, chiederemo un po' ai colleghi che lo seguono, diciamo, in ambito per quanto riguarda la parte del mieloma, di non trascurare questo aspetto. Ecco, come dicevi, come seguirlo, penso che ci siamo un po' inguagliati, no, abbiamo fatto bene, ma penso che faremo la PET ogni 6 mesi per andare a vedere se quel SUV diminuisce o sparisce. E naturalmente le proteine, le Jones, eccetera. Certo. Grazie a tutti. Bene. Molto bello. Grazie. Grazie a voi. Giancarlo, allora ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a martedì prossimo per l'ultimo caso clinico, giusto?
Esatto, ultimo caso clinico, finiamo. È stata una maratona, ma direi ci ha dato un sacco di soddisfazioni. E anche stasera direi che è stato un bellissimo caso clinico. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie Maurizio, grazie ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. A presto. Ciao a tutti.